sono la presidente di Più Libri Più Liberi. Siamo felicissimi perché abbiamo confermato il successo dello scorso anno. Code e affluenze ovunque in tutti gli incontri, hanno girato intorno alla nuvola per tutto il giorno. Buongiorno! Buongiorno, siamo i primi! Benvenuti, siete i primi, esatto! Prego. Grazie. Noi siamo, cioè, il frutto di ciò che abbiamo incontrato, di ciò che ci siamo costruiti, di ciò che siamo diventati. Dico questo per dire che l'uomo bianco non è un punto di arrivo o un punto di crescita, al contrario, è una spogliazione. Naturalmente non è che tu hai studiato di come fare questa foto, però ci si ritrova il tuo modo, ecco, lui il mondo lo vede così. Io faccio parte dell'Onda Rossa, che mi auguro che diventi sempre più grande. E la gente non evapora semplicemente perché, virgolette, a qualcuno non piace. Se la togli da una parte, la ritrovi dall'altra parte. Ma il problema è che i ragazzi non leggono, i figli non leggono. I tuoi figli non leggono? I miei figli molto. Invece, ma perché ce l'hanno? Io invece con... Sono tutti, chattano tutti. E così è in questa società dell'odio che bisogna avere pena degli odiatori, bisogna combatterli, bisogna capire perché hanno bisogno di queste espressioni continue di odio verso l'altro. È un male oscuro che li tormenta. Ho disimparato, da ragazzino disegnavo meglio quella roba là, però ho trovato uno stile evidentemente più sintetico che mi consente di raccontare più cose, meno bello ma più efficace. Io penso attraverso queste storie di raccontare invece un desiderio di speranza e di luce che esce fuori attraverso la poesia. Stick to Republica and don't destroy democracy, don't destroy democracy. Quelli che al potere non stanno, tutti i giorni mi sento male. Questo vale sia per il giornalismo oggi, secondo me, che per la magistratura. Si indaga molto sul noto, l'ignoto rimane ignoto. Eh sì, purtroppo sì. Creare un mondo migliore, anche in esilio, anche lontana dal paese dove sono nata. Vestiti che vengono sbarcati da noi non possono trasmettere delle epidemie, soprattutto perché molte malattie sono a trasmissione, per esempio come la tubercolosi.